Gentili amici telespettatori, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 8. In apertura di telegiornale parliamo della vertenza Onfesa. Manifestazione spontanea questa mattina a Lecce. Fissato un nuovo tavolo di concertazione in prefettura per metà degli operai della ditta Onfesa di Trepuzzi, procedura di mobilità scaduta e un futuro senza certezze. Il primo servizio. Altra mattinata di disagi per la circolazione veicolare a Lecce. I lavoratori dell'Onfesa di Trepuzzi hanno infatti deciso spontaneamente e senza alcun preavviso di protestare con un presidio davanti alla prefettura di Lecce lungo via 25 luglio. Al loro fianco si sono schierate le federazioni sindacali FIOM CGL, FIM CISL e UILM UIL. I lavoratori sindacati hanno chiesto di essere convocati dal prefetto per avere delle risposte sul futuro occupazionale degli operai interessati alla vertenza. I lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali, hanno quindi ottenuto l'impegno della prefettura per la costituzione di un tavolo che coinvolga i deputati salentini e tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda. Una vertenza che vede fermi e senza alcuna prospettiva circa 100 lavoratori qualificati e con tutte le carte in regola per svolgere attività di riparazione e costruzione di carri merci e passeggeri per conto di Trenitalia. 35 lavoratori dell'Onfesa infatti vivono senza alcun mezzo di sostentamento dallo scorso mese di febbraio. Altri 45 esauriranno il periodo di mobilità a febbraio 2016. Altri lavoratori inoltre sono stati reintegrati al loro posto di lavoro per sentenza del giudice, ma di fatto non hanno mai lavorato. Una situazione che non può più essere tollerata, dichiarano le tre organizzazioni sindacali di categoria. È evidente che in un settore come quello ferroviario, che potrebbe essere volano per l'economia del territorio, ciò che manca è la volontà politica. La richiesta dei sindacati è quindi quella di reindustrializzare il sito produttivo di Trepuzzi, che ha la manodopera qualificata e su cui Trenitalia può investire. Ergastolo per il presunto assassino dei coniugi Ferrari di Porto Cesareo e la pena invocata dal pubblico ministero Giuseppe Capoccia al termine di una lunga requisitoria nei confronti di Vincenzo Tarantino, il 52enne originario di Manduria, accusato di aver ammazzato Luigi Ferrari e Maria Antonietta Parente nella loro casa nella notte tra il 23 e il 24 giugno. L'uomo, accusato di duplice omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e rapina, continua invece a dichiarare la sua innocenza. Il 52enne venne arrestato a distanza di poche ore dall'omicidio da parte dei carabinieri del nucleo investigativo. Marito e moglie furono trovati in un lago di sangue. Sulla scena del crimine, inoltre, mancava la cassaforte scardinata dal muro che fu ritrovata lo scorso aprile. Stando a quanto emerso dalle indagini, Tarantino sarebbe stato colto dal rancore nutrito nei confronti della coppia, in particolare verso Antonella Parente, ritenuta responsabile della fine della relazione con la nipote. Nel bed and breakfast dove Tarantino aveva trascorso la notte successiva all'omicidio, furono trovate le lenzuola sporche di sangue e tracce ematiche nel lavandino. La sentenza è attesa per il 22 dicembre. Prossimo. La cronaca: una donna di 53 anni di Marittima di Diso è stata azzannata al volto da un cane finendo in ospedale. L'aggressione è avvenuta a Surano davanti all'ingresso di un'abitazione. A nulla sarebbe valso il tentativo del proprietario di casa di placare l'animale. Il servizio. È ancora ricoverata nel reparto di chirurgia plastica del Vito Fazzi la 53enne di Marittima di Diso, aggredita da un cane dopo aver suonato il campanello di un'abitazione. La donna, testimone di Geova, stava girando per le case a Surano per consegnare opuscoli e diffondere il suo credo religioso, quando il proprietario ha aperto la porta di casa è stata assalita all'improvviso dal cane, un pastore corso che le ha provocato profonde ferite al volto e in altre parti del corpo. Soccorsa da un'ambulanza del 118, la malcapitata è stata condotta presso il nosocomio leccese, dove è stata sottoposta alle prime immediate medicazioni e subito dopo anche ad una serie di esami specifici per accertare la gravità dei danni ed eventuali lesioni interne. I sanitari l'hanno giudicata guaribile in 30 giorni, salvo complicazioni. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nociglia e i veterinari dell'ASL di Lecce, che dovranno verificare l'esatta dinamica dell'accaduto e valutare le condizioni del cane per eventuali provvedimenti.
A tal proposito, la Lega del Cane di Galatone, con la presidente Maria Teresa Corsi, avverte: «Seguiremo la sorte di questo animale sperando che non si prendano decisioni drastiche a suo danno, come la soppressione, alla quale noi ci opponiamo fermamente. Sarebbe indispensabile per i padroni di questi cani», conclude Maria Teresa Corsi, «avere un vero e proprio patentino». La dieta mediterranea è già da qualche anno patrimonio dell'umanità UNESCO e il nostro paese ne è la culla per eccellenza. Seguirla è il modo migliore per abbassare di molto il rischio di affrontare malattie legate all'alimentazione. E il commento del senatore Dario Stefano all'allarme lanciato nei giorni scorsi nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia in questo senso ha fortunatamente anche una sana e robusta cultura alimentare. Abbiamo prodotti e filiere produttive improntati alla qualità e anche un sistema di controlli e monitoraggi organizzato dalle autorità e dagli organismi nazionali da sempre considerato modello da seguire. Questo chiaramente non significa, continua Stefano, che non si debbano correggere e migliorare le abitudini alimentari e che non si debba fare prevenzione a tavola o educazione a partire dalle scuole. Sappiamo quanto sia importante seguire regole alimentari precise, sia dal punto di vista sociale che economico. Basti pensare, per fare solo un esempio, che i cattivi comportamenti alimentari costituiscono potenzialmente un problema anche per i bilanci del nostro sistema sanitario. Dunque, conclude Stefano, non facciamoci impressionare dai titoli frettolosi e allarmanti e aspettiamo di conoscere gli esiti dell'analisi sul rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che verranno condotti dalla Commissione dell'Unione Europea e dal Comitato per la Nutrizione. Parliamo dell'orchestra Icco Tito Schipa. Ieri incontro a Bari tra una delegazione dell'orchestra leccese, guidata dal presidente della provincia Gabellone e presidente della fondazione, con il governatore Michele Emiliano per intervenire con un contributo straordinario e salvare l'orchestra almeno fino a fine dicembre. Il servizio. Il presidente della regione Michele Emiliano e l'assessore alla cultura e turismo Loredana Capone hanno incontrato ieri il presidente della provincia di Lecce Antonio Gabellone con una delegazione di lavoratori della fondazione Icco Tito Schipa. Dopo aver ascoltato i lavoratori della rinomata orchestra, Emiliano ha chiesto a Gabellone un impegno preciso della provincia per assicurare il proseguimento delle attività. «Non possiamo prendere in giro nessuno», ha detto Emiliano. «L'orchestra Tito Schipa non è di proprietà della regione, ma la provincia di Lecce è socia di maggioranza assoluta. E la provincia fino ad ora non ha dato assicurazioni formali sulla volontà di proseguire le attività con un piano di investimenti e di collaborazione con le analoghe istituzioni». «Penso a quella della città metropolitana di Bari, che potrebbe consorziarsi». Io e la Regione possiamo impegnarci a sostenere le attività della Tito Schipa, solo se l'ente che possiede la maggioranza delle quote della Fondazione si impegna, anche nelle ristrettezze del suo bilancio, a voler continuare. Posso chiamare il sindaco di Bari perché inizi a mettere a punto un cammino comune tra le due orchestre, ha proseguito Emiliano. Posso immaginare finanziamenti straordinari, ma solo se c'è la volontà. Spero che in poche ore il presidente Gabellone presenti un piano in tal senso. La Regione, come è successo nel caso del paesiello di Taranto, è pronta a collaborare, ma solo in presenza di documenti credibili che non puntino solo a tirare a campare, ma a creare prospettive stabili per un patrimonio che non è solo salentino, ma dell'intera Puglia. L'assessore Capone poi ha ricordato a Gabellone, in qualità di presidente della Fondazione, che aveva chiesto un contributo straordinario di 160.000 euro. La richiesta è in contraddizione con quanto concordato in prefettura alla presenza del prefetto, del presidente Emiliano e dello stesso Gabellone solo poche settimane addietro. Fu proprio lui, ha aggiunto, a richiedere un contributo di 60.000 euro per il completamento fino al 31 ottobre 2015 del programma artistico. Tuttavia, ha confermato Capone, proprio la fondazione presieduta da Gabellone ha provveduto al licenziamento degli orchestrali e per questo il Ministero ha dichiarato non ammissibile la richiesta di ammissione al Fondo Unico per lo Spettacolo.
Loredana Capone, questa volta in qualità di assessore alle attività produttive, è stata impegnata anche su un altro fronte, sempre in merito alla provincia, quello della società Nuova Salento Energia, alla base la trattativa per scongiurare la mobilità anticamera del licenziamento per 20 dei 62 dipendenti. Oggi è stato chiuso un accordo in prefettura, al tavolo con regione e provincia, le organizzazioni sindacali. La società in-house si è impegnata a revocare la procedura di mobilità e questo anche grazie al sacrificio dei dipendenti che hanno acconsentito a una riduzione dell'orario di lavoro. La xylella è sempre più galoppante, abbattere gli ulivi malati anche nell'arco dei 100 metri è l'unica soluzione per fermare il contagio. Queste le parole di Giuseppe Silletti, commissario straordinario anti-xylella, ieri in Commissione Agricoltura della Camera. L'eradicazione è un dato cruciale sotto il profilo scientifico che la gente non riesce a capire. La malattia intanto dilaga, scoperti nuovi focolai nel Nord Salento. A Trepuzzi in un anno siamo passati da 64 a 2000 piante infette. Fino ad ora sono stati tagliati 1000 alberi, ma il piano prevede 3000 abbattimenti in totale. Rischio del blocco totale del Tribunale di Lecce a causa del malfunzionamento degli ascensori del palazzo di Viale De Pietro. È la goccia che fa traboccare il vaso e che evidenzia una crisi ormai dilagante del sistema della funzionalità, della prevenzione e della sicurezza. Rischia lo stop l'attività lavorativa all'interno del Palazzo di Giustizia. Il presidente del Tribunale di Lecce, Francesco Giardino, dopo l'incidente avvenuto lunedì scorso, in cui due donne sono rimaste rinchiuse nell'ascensore rotto per quasi mezz'ora, non ci sta a vedersi ricadere addosso il peso di eventuali responsabilità. All'indomani dell'ennesimo stop forzato dell'unico ascensore ancora in funzione, infatti, il presidente ha preso carta e penna indirizzando una lettera al presidente della Corte d'Appello, Marcello Dell'Anna, al procuratore capo, Cataldo Motta, e all'ordine degli avvocati. In questa situazione, se come facilmente prevedibile dovesse cessare di funzionare anche quest'ultimo ascensore, si legge nella missiva, per evitare qualunque mia responsabilità ritengo inevitabile dover disporre la sospensione dell'attività e dei servizi del Tribunale Penale. L'ultimo blackout ha esasperato gli animi tra dipendenti, avvocati e giudici. Come dicevamo, lunedì mattina sono rimaste bloccate in ascensore una cancelliera e una uditrice. Le due dipendenti sono state liberate con l'intervento dei vigili del fuoco. In totale sono 4 gli ascensori in servizio nel tribunale. Al momento però il funzionamento viene garantito da uno soltanto. 2 ascensori sono fermi da oltre 15 anni. L'incidente occorso in ascensore rappresenta l'ennesimo disservizio frutto di una situazione critica da tempo. I problemi che affliggono il Palazzo di Giustizia sono molteplici e ormai datati. L'aumento del carico lavoro, determinato dall'accorpamento delle sedi distaccate, ha determinato un flusso di utenti spesso ingestibile. Ora però le crepe strutturali e logistiche di un palazzo ormai vecchio rischiano di provocare il collasso definitivo. Una vicenda davvero singolare. È scivolata dalle scale della propria abitazione, forse per la forte emozione, mentre il futuro sposo le stava intonando una serenata alla vigilia delle nozze. È accaduto a Villa Castelli, nel Brindisino. Sfortunata protagonista, una donna di 25 anni che ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo aver riportato un trauma cervicale. Le condizioni della 25enne sono piuttosto gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un gesto d'amore che si è trasformato dunque in tragedia. Cambiamo argomento. L'assessorato alle politiche ambientali del Comune di Lecce rende noto che è stato pubblicato stamattina il bando per l'affidamento dei servizi di pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce. Seguiamo il servizio. Oltre 1 milione di euro per pulire le spiagge libere del territorio leccese. L'assessorato alle politiche ambientali del Comune di Lecce informa che è stato infatti pubblicato questa mattina il bando per l'affidamento dei servizi di pulizia dei litorali liberi del Comune di Lecce. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 1.112.000 euro IVA esclusa per la durata di 43 mesi. Le offerte dovranno pervenire entro il prossimo 18 ottobre, mentre l'apertura delle buste e la successiva aggiudicazione sono previste per il 21 dicembre.
Il servizio prevede la pulizia degli arenili con macchine pulisci spiaggia, in aggiunta ad una serie di interventi quali la pulizia manuale delle spiagge e delle scogliere, la pulizia delle dune, la fornitura, posizionamento e svuotamento quotidiano dei contenitori portarifiuti e mini isole ecologiche, così come la rimozione della sabbia sulla sede stradale ed il relativo riposizionamento, la raccolta delle alghe di posidonia spiaggiata, il posizionamento di cartellonistica per la comunicazione sul corretto utilizzo e mantenimento della pulizia della spiaggia ed infine i servizi occasionali e di emergenza. Tali interventi verranno svolti sull'intero litorale del capoluogo, dal limite del confine nord con le pertinenze del comune di Trepuzzi al limite confine sud con le pertinenze del comune di Verne ed esclusivamente sui tratti di spiaggia libera. Pertanto le aree di intervento comprendono su un totale di circa 11 km la Marina di San Cataldo, i bacini Lipunzi, la Marina di Frigole, l'Acquatina, Torre Chianca, Spiaggia Bella e Torre Rinalda. Questa mattina a Calimera e Nardò la carovana internazionale Antimafie 2015 che è in Puglia da lunedì 26 ottobre e si ferma appunto fino ad oggi. L'iniziativa che si propone di far crescere e costruire una coscienza collettiva attorno ai temi della legalità e dell'antimafia sociale è promossa da ARCI in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, con l'adesione di CGIL e CISL UIL. La carovana antimafia arriva a Calimera grazie all'impegno del circuito culturale Ghettonia, che ne ha promosso la tappa. Ad accogliere la carovana internazionale antimafie a Calimera, in Piazza del Sole, una delegazione di ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo, oltre ad amministratori, cittadini e associazioni locali. La Regione Puglia dice sì e conferma l'adesione alla rete RIDI, la rete nazionale delle amministrazioni pubbliche antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, un progetto che promuove politiche mirate al miglioramento della qualità della vita di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, costruendo un clima di rispetto libero da pregiudizi. Ma non mancano le polemiche. Seguiamo il prossimo servizio. La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri sera l'adesione della Regione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, RUIDI. Vorrei dedicare questa adesione, ha sottolineato il governatore Michele Emiliano, a tutte le persone vittime di omofobia e transfobia e in particolare alle vittime pugliesi di ogni forma di violenza e discriminazione. Già come sindaco di Bari, ha aggiunto Emiliano, avevo aderito alla rete RIDI, ottenendo in questo modo dalle altre amministrazioni comunali e regionali un fondamentale contributo in termini di esperienza e buone prassi amministrative in funzione delle attività di contrasto a tutte le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Sono stato dunque felice di poter accogliere le richieste della maggioranza di centrosinistra, condivise anche dal Movimento 5 Stelle e di una consigliera di Forza Italia, che ringrazio per aver determinato in tal modo l'adesione della Regione Puglia a questa importante rete di amministrazioni antidiscriminazioni. Questo, ha concluso Emiliano, è solo il primo passo di un percorso che spero contribuisca a rendere la nostra Regione sempre più inclusiva. Alla rete RIDI, attiva dal 2006, hanno già aderito oltre 100 tra amministrazioni regionali, provinciali e comunali per avviare politiche di inclusione sociale, sviluppando azioni e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi per contrastare ogni forma di discriminazione. Nei giorni scorsi sono divampate però le polemiche da parte delle associazioni delle famiglie e di partiti politici come Forza Italia che si oppongono a questa scelta fatta dal governatore Emiliano. Parliamo adesso di calcio. Questa mattina il consiglio d'amministrazione della proprietà uscente dell'Unione Sportiva Lecce, rappresentata dalla famiglia Tesoro, ha approvato il bilancio. Il nuovo gruppo acquirente, capeggiato dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, immediatamente dopo ha provveduto a tutti gli adempimenti economici necessari al passaggio definitivo delle quote societarie. Per la stipula del contratto definitivo, che avverrà presso il notaio Rocco Mancuso, è stata individuata la data di lunedì 9 novembre alle ore 17:30, vale a dire il primo giorno utile per assicurare la presenza diretta delle parti interessate.
Continuiamo a parlare di calcio, pomeriggio di Coppa Italia per il Lecce che alle ore 15 affronta allo stadio Via del Mare il Matera nel primo turno a eliminazione diretta. Mister Braglia schiera una formazione ampiamente rimaneggiata. Seguiamo il servizio. Impegno infrasettimanale oggi per il Lecce, chiamato a scendere in campo alle 15 contro il Matera nel primo turno della fase finale della Coppa Italia di Lega Pro. Il cambio in panchina con Mister Braglia al posto di Asta ha portato ad un fisiologico cambio tattico. Il Lecce infatti dal 4-2-3-1 sta passando al 3-4-3, modulo prediletto dall'allenatore toscano. L'inversione tattica ha chiuso la via a tanti giocatori arrivati nel Salento su suggerimento proprio di Asta, più propenso a sviluppare il gioco sulle fasce. Il mercato condotto dal DS Trinchera ha allestito una squadra capace di coprirsi con due elementi per ogni posizione in campo. La difesa a tre, disposta ora da Braglia, ha relegato in panchina calciatori potenzialmente titolari. La partita di Coppa vedrà un inevitabile ed ampio turnover. Benassi, bloccato anche da un guaio fisico di troppo, è il candidato principale alla maglia numero uno nella partita col Matera. In difesa, Beduschi e Lobue parevano giocarsi il ruolo di terzino destro nella difesa a 4. Il passaggio delle retroguardie a 3 ha reso entrambi dei comprimari. A sinistra lo stesso percorso è toccato tra l'altro a Liviero. Al centro il riscatto di Gigli e il rientro di Cosenza hanno chiuso Camisa. Oggi potrebbe essere una buona occasione per tutti loro, impegnati a provare il 3-4-3 in un match vero. Più indietro appare invece Calombo. A centrocampo Suciu, che fatica a entrare nel quintetto di mediana comandato da Papini e De Feudis, guiderà la manovra. Vecei, da oggetto misterioso, si sta ritagliando spazi importanti come accaduto allo stadio Valerio di Melfi. Un capitolo a parte lo meritano poi i giovani Pessina e Monaco, ai margini delle gerarchie, col Salentino tornato ad Armanforte e la Berretti. Una parabola diversa probabilmente sarà percorsa da Stefano Salvi, tornato invece in piena forma e candidato ad occupare un posto tra i cosiddetti titolari. In attacco gli infortuni di Surraco e Moscardelli non permetteranno ampi avvicendamenti, con i soli Diop e Cicerello convocati. L'ex Matera ancora alla ricerca del primo gol giallorosso, mentre l'ex freccia della Berretti di Mister Pasculi e della Primavera del Napoli probabilmente centrerà la seconda presenza dopo lo spezzone già disputato a Martina Franca. Bene, questa era l'ultima notizia, termina qui la nostra edizione del telegiornale. Io vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Canale 8. Arrivederci.